Salve ragazzi e bentornati! Oggi voglio portare il Ground Pounder al 130. Mi sono svegliato con questo pallino e ho anche pensato, ho soltanto un pompa, ho lo scudiere sincero maxato. Poi ho questo qua fuoco drago, quindi abbiamo il disintegratore di Indertech che maxeremo sicuramente. Abbiamo quest'altro pompa, un potere del drago comunque tutto particolare. Eccolo, mio unico pompa, vero pompa, peccato bene lo scudiere sincero. Vabbè, comunque lasciando perdere tutto questo, io oggi voglio portare su il Ground Pounder, se lo trovo, eh. Senza perdere troppo tempo in chiacchiere, quindi portiamolo al 130 e poi li cambiamo le perk. È il momento di scegliere se portarlo in scagliabuia oppure in ossidiana. Io vi faccio questo ragionamento. Allora, praticamente la cadenza di tiro veramente elevata, noto, da 4,5 scende solo a 4,05, quindi non si noterà neanche tanto praticamente. E la durevolezza, vabbè, lo sapete tutti, il danno si incrementa veramente tanto, guardate, dal 25.000 a 21.000 al moltiplicatore in testa e da 16.000 a 20.000 al danno base. Mentre l'impatto da 1.400 a 1.700, se avete fatto caso. Breve storia triste, raga. Ho registrato il video, ho finito di registrarlo, almeno nella zona al centro avevo fatto un bel discorso, avevo parlato talmente tanto e mi ero dimenticato di attaccare il microfono. Cioè, avevo le cuffie e il microfono ben sistemate, ma non era acceso il microfono, quindi praticamente ho fatto tutto inutilmente. Allora, provo a rifarvi il ragionamento che avevo fatto prima. Innanzitutto proveremo quest'arma un po' qua nella zona al centro, poi mi lancerò in una zona al 140 per cercare qualche big della nebbia. E lo proveremo sia come Hunter Snarper come primario. Poi uscirò e lo proveremo con Rapace. Voglio un attimo anche fare questo piccolo paragone, visto che tutti e due potenziano il pompa. Uno i danni critici, mentre questo che sto usando ora incrementa i danni base, appunto. Però guardate che figata. Avete visto che poi con la perk che esplode, ogni tanto quando gli ammazzo in testa, tutti quelli intorno muoiono. È la stessa perk che ho voluto sul super trinciatore. Quindi sono, tra virgolette, contento, anche se la perk che rallenta non mi dispiacerebbe su quest'arma, visto che spara veramente così tanti colpi. La cadenza di tiro, sì, è maggiore rispetto alle altre pompe, ma avete visto, quello gli ho fatto al solletico. Guardate la ricarica, ricarica velocissimo, quindi quei 3 secondi di ricarica, sì, sono 3 secondi, ma perché carica un colpo alla volta? Neanche ci fai caso così, è bello vederlo ricaricare così veloce, no? Però quando mi pushano in massa... Bello, mi piace veramente tanto, vi dirò la verità, non mi sono pentito per nulla di averlo portato al 130. Tieni, ti libero io, va? Perché davvero mi fai una tenerezza lì, messo così... Perfetto, carica. Almeno sei contento. Allora, aspettiamo un attimo che si gira di faccia e cominciamo a mitragliarlo. Al 100 questo, eh? Bah, un caricatore. Ottimo, sì, l'arma è al 130, lo smasher è al 100, quindi non è abbastanza corretto. Per questo andiamo a vederlo nella zona al 140 ora. Un altro smasher fisico, quindi prima di quittare dalla partita io mi impunterei su lui. Peccato per l'automira che mi smira sugli zombie vicino, però avete capito che è comunque abbastanza buona quest'arma. Mi piace un sacco, a me, devo essere sincero, eh. Sì, sprechiamo un po' di munizioni, ma comunque mai più del potere del drago, no? Per farvi capire che con un colpo me ne sparo 8. Quindi... Beh, oddio, contro i zombie al 140 il danno non è esagerato, però comunque sono da solo. Non sono boostato da compagni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la perk che li fa esplodere mi piace già un sacco.
Non sono richieste particolari capacità di mira, raga, come avete visto. Ovviamente contro questo d'acqua non gli faccio praticamente nulla. Guardate. Oh, tu, allora. Questo mi dà un fastidio enorme. Ok. Perfetto. A noi due, Smasher. Campo lento. Attivo pure il grido di guerra a sto giro. Diciamo che il suo potenziale ce l'ha quest'arma, eh? Il suo potenziale ce l'ha. E fidatevi che se sono da solo e l'ho tirato giù tranquillamente così, in compagnia è addirittura aumentato. Quando siamo in 4 addirittura sono boostato. Però voglio fare un paragone e provarlo anche con Rapace, la stessa identica cosa. Ok, 3 secondi al grido di guerra. Let's go! Ok, qua mi stanno pushando in massa. Ricordiamo che l'arma è di fuoco, quindi contro quelli di natura è meglio. Sono chiuso, raga. Addio. Vieni giù? Che dici? Allora, tiriamo il campo lento qua. Giriamoci indietro. Grido di guerra. Ottimo, direi. Veramente, veramente ottimo. Adesso non so ad occhio con quale eroe fosse meglio, ma sicuramente con questo mi è sembrato di averlo sciolto con meno colpi. Oh, cioè, completamente a caso. Purtroppo non ho il grido di guerra subito disponibile, quindi lo facciamo così, vediamo. Alla norma. Rimbalza. Mi carica. Aia, mi ha preso. Comunque lo scioglie, eh. Caspita se lo scioglie. Sapete di cosa sono curioso anche di mostrarvi nel video? Quindi mi butterò subito senza perdere troppo tempo. Lo provo coi compagni in una zona al massimo. Basta, poi chiudo il video, ve lo prometto. Raga, vi ho fatto una sorpresa, guardate. L'ho trasformato in natura, come vi dicevo. Proviamolo subito, sono stra curioso. In natura secondo me deve spaccare sto bomba. Mi piace un sacco sto pompa, raga. Eccolo, finalmente. Subito gli lancio un bel campo lento. Grido di guerra. Ricarico. E così coi compagni, raga. Guardatelo il pompa, che potenza. Che potenza. Mi piace davvero, davvero un sacco. Dunque, raga, questo era il Ground Pounder al 130. Io sono stracontento di averla portata su, non la riciclerò mai, penso che me la terrò anche di natura. Io vi invito a scrivermi nei commenti voi cosa ne pensate di quest'arma, se ce l'avete, se la porterete su, tutto quello che vorrete che si riferisca a quest'arma. Io vi ringrazio come al solito di aver guardato questo video, noi ci vediamo con l'episodio di domani. Bella bella!